se devo sostenere una posizione religiosa, io sono cattolico e io sostengo quella posizione lì. Se tu mi chiedi di esplicare la teologia di Sant'Agostino a San Tommaso finora, secondo consiglio del Vaticano, non riesco. Sei cattolico. Però sì, qualcosa al di là. Come mai? Che vuol dire? Come mai? Sono cattolico. Perché? No, non so, sono troppo estremo di in alcune no, cose. Dico, in Canada siete protestanti. No, cattolico. Che ci sia. Sono italiano. Lui italiano. Sì, lui... calabrese, giusto. Sì, sì. Ma in Canada non esiste il canadese. Ci sono le culture. In Canada ci sono italiani, indiani. No, dico cioè... sì, ma che religione siete? No, 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 non esistono voi. Non siamo americani. Gli americani sono americani, non esistono canadesi. Okay. Americani come statunitensi. Se tu vai negli Stati Uniti e tu chiedi tu da dove provieni, chi, diciamo che cosa sei, loro dicono americano. Se tu vai in Canada, nessuno ti dice sono canadese. Se tu vieni in Canada mi chiede insomma, che sei, io sono italiano. Se tu vai a un altro dici io sono indiano, un altro che dice sono cinese. Ok, vabbè, non sapevo. Sì, no, no, allora non c'è un noi. Allora non puoi dire neanche, non puoi chiedere neanche voi che religione vuoi, non esiste un noi. Sì. Cioè, quindi quando Toronto tu hai vinto il titolo NBA, a me non mi interessa, io non cioè, sono tre da... anni fa, successo Apocalisse. Io... non mi interessa proprio. O come dire, nell'altro modo che quando ha vinto il Toronto ha festeggiato Catanzaro, nel senso, c'è cioè, anche altro modo di vedere la cosa. Primo titolo in miei fuori dall'America a Catanzaro. A Catanzaro, a fine volo, dove viene mio padre. Cioè, a Cosenza, scusa, no? A mio padre da Catanzaro, mia madre da Cosenza.